Drammatica alluvione al nord, due morti, rintracciati dispersi in Piemonte, fiumi esondati, frane, ponti crollati, danni per milioni. Il presidente Mattarella ricorda le vittime ed esprime vicinanza ai territori colpiti. Sul Covid preoccupa aumento dei contagi. Impennata di nuovi casi, oltre 2.800, 27 vittime, salta Juve-Napoli, Conte, tutelare salute significa anche tutelare economia. Primo bollettino medico per Trump, dopo 24 ore di febbre sta bene, ma i medici non sanno quando potrà lasciare l'ospedale. Caso Gregoretti, il GUP convoca il Premier Conte e alcuni ministri, il PM e la difesa di Salvini chiedono l'archiviazione. Assisi, il Papa firma sulla tomba di Francesco la sua terza enciclica, la fratellanza come medicina per una società più giusta. Acqua alta in laguna, ma Venezia è all'asciutto, si alza per la prima volta il Mose, operazione riuscita, la soddisfazione delle istituzioni, il sollievo dei veneziani, i gioielli della città da oggi sono al sicuro. Buonasera, buonasera a tutti voi dalla TG1. Il nord-ovest è sommerso dal fango e dall'acqua. La situazione più critica è in Piemonte, con fiumi esondati, frane e ponti crollati. Due le vittime a Vercelli e in Val d'Aosta. Per molte ore...